Benvenuto nella mia stanza, Mario. Ti stai ambientando? Ehi là! Un attimino solo che vengo a prenderti. Eccoci qua, Mario! Sei pronto per una sfida incredibile? Benvenuti su Mario Kart Live Home Circuit! In questo nuovo gioco di Mario andremo a creare proprio noi la pista dei nostri sogni, il mondo reale! Ho passato infatti la mattinata a disordinare la mia casa per creare un percorso adatto allo scopo. Ho usato strani oggetti tribali per creare zone misteriose. E alcune contengono dei veri e propri pericoli. Che paura! Come se non bastasse, durante questa gara non saremo mai soli. Aiuto! Ok ragazzi, ora tramite il mio controller posso controllare Mario in casa mia. È lì e ora possiamo accelerare, guardate, indietreggiare. C'è il nuvolino che mi darà pure una mano. Va bene ragazzi, intanto vi faccio un piccolo tour di questa stanza e della corsa che andremo a fare. Prima di tutto devo superare la prima porta con quell'uno davanti. Ok, quindi benvenuti su Mario Kart Live Home Circuit. Ora Mario dovrà passare nel luogo più pericoloso. Qualcuno ha messo le sue gambazze in mezzo. Stai attento Mario, è una trappola, devi passare velocemente, altrimenti i piedi ti schiacciano. Quindi Mario, veloce! Oh, per un pelo! C'è qualcuno che ci sta osservando. Meglio che andiamo, scappiamo! Qui davanti a noi invece c'è una cosa che abbiamo ottenuto tutti assieme. Gabby16bit, 1 milione di iscritti! E adesso siamo a 2 milioni! Dammi la vernice per le ruote, amico mio, che adesso andiamo a creare il miglior percorso per questa gara! Let's go! Corri! Ok, qua non possiamo andare e ho messo un sacco di scarpe per aiutarmi con il percorso. Qua non si va? Ehi, c'è pure il cubo di Rubik con un controller in mano! Oh, cavolo, chi è quel signore? Andiamo per di qua e... oh, vediamo se ci riesco. Ah, devo spostarmi alla rampa. Ok, ok, perfetto, sto creando un ottimo... E quello chi è? Sembra uno strano robot. Per fortuna è disattivato per ora. Andiamo avanti invece nella prossima stanza. Ok, ci sono strani pupazzi. Attraversiamo la porta numero 3 e guardate chi c'è lì. Game over. Link in descrizione se siete interessati al mio nuovo libro. Mentre adesso andiamo qui a destra. Ok. Oh, simpatici questi peluche. Andiamo avanti. E ora dobbiamo tornare indietro per finire il percorso. Quindi dovrò andare a tutta via. Boom! E perfetto, abbiamo creato, credo, il percorso perfetto. Ehi, ciao Mario. Ciao, vedi la mia manina? Prima di partire con la gara però mi è stato chiesto di farmi una fototessera per la mia patente kart. Stupenda! Ho cercato inoltre di ambientare Mario a casa mia. Gli ho suonato qualche canzone al pianoforte per calmarlo. E poi l'ho spedito in un buco nero dentro lo schermo del mio computer. Questa sarà una gara molto pericolosa ragazzi, e non mancheranno di certo i colpi di scena. Ma bando alle ciance, let's go! Abbiamo la patente di Mario, Gabby 10 novembre, pilota debuttante, ancora per poco. Possiamo personalizzare il nostro kart, vedete? La ruspa, però dai, mi piace Mario normale, è il kart più bello. Ok, per adesso stiamo con questo. Allora, adesso faccio gran premio, iniziamo una corsa a gran premio e vediamo un po' come va. Possiamo mettere il tracciato di ghiaccio, lavori in corso. Proviamo lavori in corso, dai, vediamo che succede. Uso il percorso attuale. Ok, sono emozionato, guarda che roba, si è trasformata la porta. Lavori in corso, c'è una ruspa lì sopra. E ci sono anche i nemici. Aiuto, ho paura di sti cosi, non fatemi del male. Ok, la prima gara la perderò malo modo. Non sono un esperto di Mario Kart, però è divertente. Let's go! Vanno proprio nel percorso che gli ho dato. Ok, attraversiamo per di qua. Dobbiamo entrare nel tunnel. Perfetto, ho preso un'arma. Oh, cos'è questo? Un robot! Lo colpisco! Gli vado addosso, sbim! Fatelo fuori! Questo è un boss. Dannato robot, esplodi! Che strano sto posto. Cosa sono questi piedi? Ho paura. È molto... ah, qui è quello. Chi è sto coso? Che sta facendo? Aiuto. Dove mi ha messo? Dove mi ha messo? Dove sto andando? Aiuto. Aiuto. Ah, ah, ah. Che succede?
Stiamo cadendo! Ah! Userò la mia stella! Ho usato il potere della stella! Così il mostro mi dovrà lasciare andare! Ho la stella! Lasciami! Lasciami! Ah, mamma mia, che creepy che è sto coso! Andiamo avanti con il percorso, siamo molto indietro. Ok, qua devo attraversare questo punto. Benissimo, e torniamo in pista, signori. Siamo al secondo giro, sicuramente sarò diventato ultimo con questi contrattempi. Santo cielo! Aiuto, devo stare attento anche alle gambe! Aiuto, quelle cosa sono? Mutande! Ah, cosa c'è stavolta? Che sto coso? Ah, no, 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 no. Dentro front. Ma è un pazzo, gli passo sotto, gli becco. Aia, mi ha fatto male la mia pista. Ma guarda cosa sta succedendo. Allora devo ah, grazie. Mamma mia, mi griffano la pista. Ok, hanno rimesso ma queste dannate robe in mezzo. Sono sempre in mezzo. Non riuscirò mai a vincere sta gara. Sono quinto, sono tutti primi. Come faccio? Devo andare più veloce. Ok, aia. Cosa sta facendo? Aiuto! Ah! Ah! Per un pelo! Aspetta, ho preso il turbo. Siamo all'ultimo giro. Basta! Mi griffano! Mettono le robe in mezzo. Signore. Ah! Sono dei pezzetti, eh. Togli quella roba! Oh! È il mostro della stanza buia. Please, please, please. Andiamo! Corsa finita! Ultimo degli ultimi! Ma è già tanto che ci sono arrivato vivo. Vabbè, ci rifaremo con il prossimo percorso allora. È tutto diventato stile bosco. Ma quindi cambiano i livelli. Vabbè, la prima partita l'abbiamo persa. Ma ora siamo nel livello della giungla. Vedete, c'è anche la statua, il totem della giungla. Partiamo nella modalità bosco losco. Questa la vinciamo. Tranquilli, se non ce la faremo stavolta, ce la faremo sicuramente una delle prossime. Ah ah, andiamo. Andiamo, cerchiamo di andare avanti. Ok. Siamo al secondo turno. Bene, 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 bene. Andiamo. Ah! Chi mi ha preso? Che state facendo? Lasciami stare! È il Griffin! Mi ha messo sulle scale? Sono sopra le scale? Devo buttarmi! Aia! Ah, ah, ah! Sono rientrato in pista! Maledetto! Mi ha messo sulle scale! È un troll infame! Adesso ho preso un'arma. Cosa ha preso? Ok. Una stella. Questa mi dà la velocità e mi permette. Guarda, mi sta facendo footstep. Aiuto. Non lo so, devo usare il mio fungo d'oro. Mi sa che il fungo d'oro ci permetterà di griffare meglio le cose. Aiuto, c'è un gatto in mezzo alla strada. Mi hanno messo una banana. Devo stare attento a quel gatto. C'è il pallone che è andato in mezzo. Ok, ok. Sopravvivere. Non è l'importante vincere, l'importante è sopravvivere. Siamo quarti, eh. Sempre meglio che... Ora siamo quinti. Allora, ultima volta che arrivo quinto, mannaggia. Adesso arriverò primo la prossima. Ci sarà un altro percorso. Questo è il percorso horror, credo. Vediamo che cos'è il castello. Mamma mia! Steppa ventosa, è tutto a vento. Bene, questa è l'ultima gara, signori. Imbracciate tutto. È pieno di modalità questo gioco. È pieno di mappe. Ne proveremo anche, magari dopo ce le guardiamo un po' velocemente le altre, perché sono curioso. Quindi, perfetto. Andiamo avanti. Mamma mia, c'è il vento. È difficile da controllare. Il vento mi sta stra incasinando. Cioè, faccio fatica a guidare. Mi sposta sempre un po' sulla sinistra. È difficile guidare, con sto ambiente. Però va bene, stiamo andando nella zona un po' più pericolosa. Ok. Slalom tra le cose. Mamma mia, dove mi dicono di andare? Io devo andare qua. Mi stavano quasi devastando. Ok, uno l'ho battuto. Siamo al secondo giro. L'importante è non arrivare ultimo stavolta. Mannaggia. Questa era veramente troppo difficile. Ok, questa è la gara che andrà. Questa è la mappa innevata. Let's go. Ecco i fantasmini che si mettono in mezzo e ghiacciano le persone. Io vi odio, vi posso odiare di più? Ok. Ok, evitiamoli. Mannaggia i fantasmini. Fatevi una vita sociale. Cosa otterrò? Mamma mia, e quella come ha fatto ad evitarlo? Però ho preso un fungo. Il fungo mi dà il boost. Occhio alla buccia di banana. Mangia banane a tradimento. Si levi dalle scatole, signorino. Cioè, è bello perché ti mettono proprio le trappole qua. È assurda come cosa. Ok, occhio. Aia, però, vedete, troppi fantasmini. Devo fare la pista più larga. Ok, però almeno qua abbiamo sistemato un po' di cose. E sono terzo!
Sì, sono terzo, ma per poco, perché poi mi incastro e sbatto da tutte le parti. Quindi ho chiesto aiuto citando a mio fratello di farmi passare velocemente in volo tutte le porte. Ma... Si è buggata una porta. Quando fai troppo fast si bugga. Non capisce più niente il gioco. C'è l'anti-cheat Nintendo. Traccio ghiacciato, vai a cagare. Vi prego, voglio solo vincere una gara. Non chiedo altro. Oh. Aiuto. Ok. Perfetto, ora è vecchio stile e si vince easy. Guarda, ci sono pure i Goomba. Ci sono i Goomba che vanno in giro. È assurda sta roba. Ok. Mamma mia, solo occhio ai Goomba. Ma mannaggia i Goomba, mi fanno un male cane. Se li vado addosso magari posso anche fargli fuori. Bene. Comunque questo è il percorso che secondo me posso vincere. Sono primo! Questa era la mappa perfetta! Sono primo! Andate tutti a quel paese! Ho trovato una P! Guarda quante monete! Guarda quante! Sapete che si può anche giocare in due sto gioco? Io mi immagino con mio fratello la rabbia, l'ansia che viene fuori. Mario, occhio ai Goomba. Ok. Perfetto. Tanto son primo, sono pieno di armi. Esplodi Goomba. Infame. Ok. Sta andando più che bene. Non si sa mai, loro sono anche... No, sono secondo. No, sono primo. Sono primo. No, sono secondo. Mannaggia i Goomba. Voglio essere primo. Me lo sto giocando contro sto qua. Dammi un'arma. Fallo fuori. Stupidi Goomba. Dammi lo sprint. Bene. Abbiamo vinto! Sì! Oh, signore! Finalmente! Grazie, ragazzi! E ora per la vittoria. Mi merito. Ho attivato la tuta da football. Forse ho sbloccato nuove macchine. Oh, cavolo! Ah, sto cadendo! Mamma mia, che volo! Oh signore, ora gioco a calcio con il pallone. È troppo bello. Giochiamo a Rocket League. Oh, giochiamo a Rocket League. Vai, la butto in porta. Vai. Oh, cosa ho preso? Ci sono pure... Ah, ti trovi le armi qua. Ho trovato un'arma, tipo un cane che mi è andato via il cane. Ragazzi, lo sapete una cosa? Questo era tutto per Mario. È veramente divertente. Sicuramente se fai delle piste anche migliori. Io adesso l'ho organizzata alla veloce. Ci sono stato tutta la mattina a fare sta pista. Ma se ti fai delle piste anche più belle, veramente diventa una roba assurda. È veramente... Abbiamo finalmente un gioco Nintendo Switch con grafica real life. E questo è il bello. Mi sono molto divertito a creare insomma la pista dei miei sogni e delle mie possibilità. Vi ringrazio per la visione. Fatemi sapere se volete vedere magari una partita in multiplayer con mio fratello in futuro. Spero comunque che vi sia piaciuta un po' tutte le scenette che abbiamo creato. Io vi ringrazio per la visione. E noi ci vediamo ad un prossimo entusiasmante episodio di Mario o di altre robe. Ciao ragazzi.